Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video stage, sempre in montagna. Oggi assaggerò questi caffè e questo tè. Allora, questi qui sono della Nestlé, mentre questi qui sono Alpro. Partirei da questi. Allora, Vegetable Barista caffè, questo qui è alla mandorla. Ed è un caffè che mi va dalla mandorla, ingredienti caffè 53%. Acqua, zucchero, mandorla, fibra di radice di cicoria, con acidità, sale marino, aromi stabilizzanti, farina semolina. Può contenere tracce di soia, frutta, cioè, spero, ah no, questa è la mandorla, questa è la soia. Contiene tracce di soia, frutta a guscio, no arachidi, senza latte, derivati del latte e glutine, naturalmente senza lattosio. Certificato Rainforest Alliance, il caffè e niente, aspettiamo un po' l'assaggio. Quindi questo qui dovrebbe essere fondamentalmente caffè latte, Brazilian coffee e almond. Ok, decido di agitarlo e togliere questa parte. Non so se si vede che ha già fatto la schiumetta, di rimetterci questo, ma non ce lo metto dove così. Il caffè è forte. La mandorla non si sente. Solo di caffè latte, con un caffè molto forte. Tra l'altro questo qui, notore che è, come vi dicevo, Brazilian coffee, mentre questo è Ethiopian coffee, quindi questo qui lo agitiamo. Caffè con bevanda di soia, caramello, ingredienti caffè, preparazione di soia, zucchero. Zucchero caramellato, fibra di radice di cicoria, corto di acidità, sale marina stabilizzanti, ferro insieme di carrube, gomma di gellano, aroma di caramello, aroma naturale. Può contenere tracce di frutta a guscio, no arachidi, senza latte, derivati del latte e glutine, naturalmente senza lattosio. Il caffè è sempre certificato Rainforest Alliance e questo vi dicevamo è caffè etiope. Qua si sente il caramello e il caffè un po' meno forte. E anche qui non si capisce che è latte, latte di soia. Questi li ho presi perché di solito Alpro fa dei latte vegetali molto buoni. Passiamo a questi. Allora, questo è sempre un caffè latte, Nescafè latte, cookies. Quindi con i biscotti, allora bevanda a base di latte con estratto di caffè e cacao al gusto biscotto. Ingredienti: latte scremato, crema di latte, zucchero, latte scremato in polvere, estratto di caffè, aromi, cacao magro in polvere. Questa confezione con 1040% di plastica e niente. Questo non ha quella cosa. Ma come cavolo? Oh mio Dio! Questo, dicevo, non ha quella cosa, questa qui di plastica da metterci sopra, ma ha direttamente l'interno, questa pellicola, dove rimane aperto solo un buco per bere in maniera pratica, secondo loro. Questo è buono. Si sente tanto il cacao e un po' il biscotto. Caffè poco in realtà. Ma veniamo a quello che veramente mi interessava, ovvero questo. Nesty Fusion Matcha Tea Latte. Allora, bevanda a base di latte con tè matcha. Ingredienti: latte scremato 95%, zucchero, estratto di tè verde, tè matcha, aroma naturale di tè. Il tè certificato Rainforest Alliance. Anche questo qui dovrebbe avere la pellicola perché su cui c'è scritto facile da bere. Dovrebbe. Sì, facile da bere, la mia schizzata, vabbè. C'è anche questa sua pellicolina, io spero che si veda come sempre. Buono.
Se è buono diventerà la mia bevanda pronta preferita da prendere tipo una volta ogni tanto, ma buona. Questo è straprovato. Bene, dopo aver trovato questa cosa che mi rende pazza di gioia perché è buona, sperando di trovarla sempre, io vi ringrazio per aver visto il video. Un bacio, alla prossima, ciao!